Buongiorno, apriamo la seduta, sono le ore 9. Chiedo ai signori consiglieri e ai partecipanti di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Assolutamente d'accordo. Perfetto. Arcoleo acconsento, buongiorno. Buongiorno, naturalmente acconsento. Dottoressa di Trapani, buongiorno. Ci dà la tua sua disponibilità alla registrazione? Non ci sente. Dottoressa di Trapani, mi sente? Sì, l'audio, ok, aveva l'audio Sì, staccato. assolutamente, sì, la sento, prego. Ah, consente la registrazione perché poi fu una formalità, però la dobbiamo espletare nel video. Naturalmente, sì. Grazie. Allora, intanto ringrazio gli ospiti e chiedo al vice sindaco, che ha delega naturalmente come assessore al personale, di farci un excursus di quelle che sono le attività che l'amministrazione sta mettendo in campo per quanto riguarda il personale del comune di Palermo, tutte quelle che sono in questi ultimi mesi le attività svolte per provare anche a dare un risalto a questo personale qua e anche a risolvere alcune criticità che ci sono sul tavolo. Quindi intanto ringrazio anche il ragioniere generale della sua presenza e lascio la parola direttamente al vice sindaco, che so che ha tantissimi impegni e quindi non vorrei trattenerlo tanto perché si deve fare tanto in questi giorni per Palermo. Va bene. Prego, signore. Presidente, grazie. Buongiorno consigliere, consiglieri. Ringrazio anche il dottor Basile, la dottoressa di Trapani per essere presenti. Credo che questa seduta di commissione sia molto importante perché certamente ci permette di affrontare un tema che deve diventare sempre più centrale nelle politiche di governo della città ed è proprio quello della attenzione massima alle risorse umane dell'amministrazione comunale rispetto ad una programmazione che stiamo cercando di portare avanti in questi anni. Faccio riferimento evidentemente a quello che si è fatto in un tempo passato e che deve essere la base per promuovere tutta una serie di iniziative importanti, che diano il segno concreto di di passi in avanti rispetto a quello che si è fatto e a quello che dobbiamo fare. E vorrei cominciare cercando di richiamare l'attenzione di tutti rispetto a una serie di cose che si sono fatte in passato, importanti, che hanno comunque lasciato un segnale forte. Vorrei dire che questa amministrazione ha sostanzialmente fatto quasi la totalità delle stabilizzazioni giusto l'anno scorso, restano pochissime unità, intorno a 90, ed è proprio dei giorni scorsi una direttiva che ho mandato agli uffici, al ragioniere generale, al capo del personale, al segretario generale, proprio per definire rapidamente la parte restante delle stabilizzazioni, perché credo che questo ci permette in qualche modo di uscire da una condizione di precarietà e mettere un po' tutti nelle condizioni di avere un contratto a tempo indeterminato. Restano veramente pochissime unità e quindi stiamo lavorando insieme e d'intesa con il ragioniere generale, la dottoressa Di Trapani, il segretario generale, proprio per definirla nei tempi più stretti possibili, perché credo che sia un segnale importante che dobbiamo dare. Resta il tema, ed è un tema assai delicato, del personale che abbiamo stabilizzato, che correttamente chiede la possibilità che ci possa essere un aumento delle ore, e resta il tema. Per noi assolutamente fondamentale che questa amministrazione ha necessità rispetto a quota 100, rispetto ai pensionamenti che purtroppo registrano una sempre più forte carenza di personale all'interno dell'amministrazione. Questo è il tema centrale, direi centralissimo,
di mettere dentro una compatibilità finanziaria dell'ente la possibilità di procedere a nuova assunzione. E vale certamente per i dipendenti comunali, vale certamente per il comparto della polizia municipale, perché tanta gente, tanti dipendenti vanno in pensione, vanno tra l'altro con una scadenza anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi sempre più pressante, e l'amministrazione ha il dovere di trovare le risorse, di trovarle compatibilmente, dicevo, alla tracciabilità, diciamo, finanziaria dell'ente, sapendo che in questo momento è noto al Consiglio Comunale, è noto a tutti voi, non possiamo procedere. Poi hanno anche il dottore Basile può darci una serie di parametri che in questo momento vincolano la possibilità di assunzione, ma che nel 2021, nel 2022 dovremmo essere nelle condizioni di cominciare a programmare e quindi a fare concorsi e a dotare la macchina comunale di nuova linfa. Noi pensiamo alla possibilità di fare concorsi di categoria D, che è la categoria che sta soffrendo moltissimo in termini di carenza di personale. Pensiamo anche alla possibilità di fare qualcosina sulla categoria C e poi pensiamo che sia importante dare un segnale forte anche al comparto della Polizia Municipale, che fa un lavoro straordinario in una condizione oggettivamente complessa e deve in qualche modo trovare una qualche soluzione. Nei giorni scorsi abbiamo sostanzialmente definito le procedure delle posizioni organizzative, sono usciti i bandi e gli avvisi, come sapete, che scadono i primi di ottobre. Anche questo è un segnale di attenzione che certamente metterà l'amministrazione in una condizione sicuramente migliore rispetto a tante figure apicali che hanno svolto questo ultimo anno, anno e mezzo, un lavoro importante che lo svolgono tutti i giorni, a cui voglio esprimere l'apprezzamento dell'amministrazione, che adesso sostanzialmente noi pensiamo dal 1 novembre possono andare a regime e quindi trovare quel giusto riconoscimento formale anche per sopperire alla carenza di dirigenti che ormai è strutturale. Anche lì ogni giorno assistiamo a pensionamenti anche di figure così di dirigenti, e quindi siamo costretti a sopperire in alcuni servizi anche con gli interi. Ecco, io credo che sarà mio compito, non appena avremo un quadro più chiaro rispetto alle risorse finanziarie, venire in Consiglio Comunale, venire in questa commissione a dire quello che possiamo programmare nel 2021 e nel 2022, sapendo che la direttiva dell'amministrazione, l'intendimento dell'amministrazione è quello di procedere esattamente rispetto alle cose che ho appena detto, mettendole evidentemente dentro una possibilità finanziaria dell'ente. Io direi che mi fermo qui, resto a disposizione per domande, per chiarimenti, perché credo che sia questo il senso di questo incontro. Se il dottore Basile, rispetto a questi dati che ho appena fornito, rispetto ai vincoli vive il 2020, dottore Basile, ai parametri, ma credo che il Consiglio sia assolutamente al corrente di tutto questo, vuole intervenire se lei, Presidente, ritiene, e poi mi resto a disposizione per rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie Vice Sindaco, grazie. Devo dire che vorrei avere un po' un quadro, quello che possiamo consegnare oggi, diciamo, alla Commissione, su quelle che sono le possibilità naturalmente post deficit strutturale, quindi nel 2021, per quanto riguarda appunto la possibilità di avviare l'iter di assunzioni per quanto riguarda l'amministrazione, che ne ha, come dicevi, assolutamente necessità. Quindi avere una informazione da parte del ragioniere sarebbe opportuno, anche per capire un pochettino la tipologia
di azione che può avere il comune nei prossimi 2 anni. E poi naturalmente facciamo un giro di interventi con i colleghi. Prego, ragioniere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, al signor Vice Sindaco e alla dottoressa di Trapani. Non credo sia necessario aggiungere altro rispetto a quello che ha detto il Sindaco sulla esigenza avvertita da tutti noi dirigenti rispetto alla carenza di personale, soprattutto professionalizzato e direttivo, del quale tutti gli uffici sono sprovvisti in relazione ai pensionamenti. Soprattutto di questi 2 anni che hanno sofferto dell'applicazione della misura della quota 100. Quindi su questo aspetto non credo sia necessario che io dica altro da dirigente, ecco. Andiamo invece agli aspetti diciamo più legati ai parametri che occorre possedere per avviare concretamente nuove iniziative di spesa che siano nella direzione dell'assunzione del personale o dell'incremento delle ore del personale già stabilizzato. Quest'anno, come è noto, abbiamo dovuto soffrire la condizione di deficitarietà strutturale, poiché il rendiconto 2018 si è chiuso con una tabella, quella ministeriale, che definisce la deficitarietà strutturale di un ente negativa. Quindi abbiamo sofferto questa condizione, quindi quest'anno non abbiamo potuto di fatto attivare alcuna procedura, quale che essa sia, poiché eravamo strutturalmente deficitari, e per questi enti è prevista un complesso meccanismo di verifica presso una commissione centrale della fiscalità locale al Ministero dell'Interno, quindi non si è diciamo, ritenuto di attivare alcuna misura. Con riferimento invece al 2021, riferisco che è stato approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 marzo di quest'anno, che definisce i nuovi parametri sulla base dei quali gli enti possono procedere a fare assunzioni. L'aspetto più importante di questo decreto è che si è abbandonata l'idea dei tetti di spesa. Ricorderete che le normative che in questi anni si sono succedute erano tutte miranti a stabilire dei tetti di spesa. Il turnover era talvolta il 20% dell'ultimo quinquennio, talvolta l'altra l'80%, in altri casi c'era il blocco delle assunzioni, quindi si è passati da una logica di fissazione dei tetti di spesa ad una invece di sostenibilità finanziaria. Oggi, infatti, i parametri sulla base dei quali è determinata la virtuosità di un ente ai fini dell'assunzione è un parametro semplice che vede che va calcolato rapportando la spesa del personale rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi 5 anni al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi che il comune di Palermo sia virtuoso sotto il profilo della spesa del personale è ovvio, perché negli ultimi anni si è ridotta di parecchie decine di milioni di euro, quindi la spesa del personale è bassa rispetto a parametri normali e medi per città della nostra dimensione. Però, poiché il rapporto, come vi dicevo, è calcolato al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, questo fondo diciamo, gli accantonamenti che facciamo sono purtroppo elevatissimi. Nel 2019 abbiamo fatto accantonamenti per 128 milioni di euro, poiché non riscuotiamo. Quindi in questo momento abbiamo una difficoltà su questo aspetto, sulla quale stiamo lavorando. Vi posso dire che stamattina, su iniziativa del sindaco, ho sentito il direttore centrale della fiscalità locale e rappresentato proprio questo aspetto, che è un aspetto che coinvolge prevalentemente tutti i comuni del Meridione, i quali hanno tutti, chi più chi meno, problemi di riscossione delle entrate. Sapete che il collegio sindacale ha stigmatizzato questo aspetto anche nell'ultimo rendiconto, ma diciamo, non abbiamo strumenti rispetto alla capacità di pagamento dei soggetti, cioè abbiamo le armi spuntate. Quindi ha condiviso il direttore centrale, che è il dottore Colaianni, il messaggio, l'allarme che abbiamo lanciato, diciamo, si è impegnato insieme al suo capo dipartimento a riferire al ministro dell'Interno di questa difficoltà e di verificare la possibilità nella prossima legge di bilancio di mitigare quantomeno ai fini della spesa del personale questo parametro, che in questo momento ci vede in difficoltà non già perché abbiamo una spesa delle
del personale elevata e un livello di accertamento delle entrate basso, ma solamente per la circostanza che in questo rapporto questo va calcolato al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è una vera e propria piaga per noi. Non so se può, questi diciamo sul piano dei parametri vecchi e nuovi sui quali stiamo lavorando e delle iniziative che sono in corso. Ve ne ho riferita una che è proprio di questa mattina, poiché ho ricevuto una telefonata dal sindaco stamattina e successivamente dal direttore centrale della fiscalità locale, che è al corrente della situazione e si è impegnato a diciamo sensibilizzare il ministero su questo aspetto. Ho capito. Quindi comunque sì, l'amministrazione assolutamente sta lavorando nel senso che nel 2021 si possa avere appunto un iter di reintegrazione di ore per quelle sono oppure a completamento rispetto a quelle che sono le condizioni attuali di alcuni part-time e comunque avviare una piccola diciamo, fase di assunzione tenendo conto di tutti questi parametri, di tutte queste difficoltà. Però il sindaco e il settore personale hanno i programmi pronti, quindi sono già, come dire, li hanno elaborati, io li conosco, e quindi sono da questo punto di vista è l'ultimo tassello che manca è questo, diciamo, della sostenibilità finanziaria che dipende dai parametri che vi ho sinteticamente definito. Quindi risolto il problema dei parametri, non diciamo il settore personale diciamo è pronto da questo punto di vista. Io conosco i programmi e so tutto a riguardo, ecco, non c'è altro che debbano fare loro. Perfetto. Presidente, solo per confermare se posso. Sì, prego. Il dottore Basile ha espresso, come al solito, in maniera egregia il punto tecnico che è legato ai parametri. E quindi quello che desidero confermare è esattamente che stiamo cercando di mettere insieme, e abbiamo sostanzialmente tutto pronto, queste due iniziative dell'amministrazione, che sono quelle relative alla possibilità di aumento di ore, adesso vedremo fino a dove possiamo spingerci, è la necessità forte dell'amministrazione di sostenere le nuove procedure concorsuali. È evidente che tutto questo deve stare dentro questa compatibilità finanziaria che ha appena detto il dottore Basile, e una volta superata questa fase legata tutta tecnica, saremo nelle condizioni di essere precisi, sapendo che sono queste due le iniziative importanti che porteremo avanti. No, sì, no, perfetto. Infatti, io, finalmente diciamo si vede un pochettino dopo tantissimi anni la possibilità di dare anche un segnale a Palermo e ai palermitani con una possibilità di nuove assunzioni, che è una cosa che di fatto non succedeva da tantissimo tempo. Stiamo iniziando con il percorso AMAT, poi proseguiremo, abbiamo proseguito con MG e poi ci sarà anche la struttura del comune propria che proverà appunto a fare un po' da rivoluzione dal punto di vista proprio del lavoro. Credo che sia una buona notizia. Io penso che voi sicuramente sarete impegnatissimi nel prossimo anno a fare questo tipo di procedure e Palermo ne ha sicuramente bisogno. Io una domanda, poi passo ai colleghi la parola. Vice sindaco, io siccome so che sei impegnato in questi giorni, sei stato impegnato negli scorsi mesi e anni a provare a trovare soluzioni anche per le questioni del COIM, quindi avrei necessità di sapere se tu hai notizie da questo punto di vista, mi dai notizie del COIM, perché molti ci chiedono di avere notizie su questa famosa diatriba sul contratto, sull'adeguamento, si può fare, non si può fare. Insomma, visto che ci sono tutti gli attori qui, magari diamo qualche risposta. Sì, sul COIM stiamo lavorando insieme al dottore Teriaca e tra l'altro nei prossimi giorni parteciperò alla delegazione trattante, perché proprio con riferimento al personale del COIM stiamo cercando di trovare alcune soluzioni per mettere anche loro nelle condizioni di avere alcuni miglioramenti. Però, Presidente, se lei è d'accordo, sarebbe opportuno, e sono disponibile a farlo, una seduta della Commissione con la presenza del dottore Teriaca, perché credo che sia necessario avere gli ultimi aggiornamenti, sapendo che a breve convocheremo questa delegazione trattante, quindi mi rendo disponibile la settimana prossima a fare un incontro. Possiamo farlo subito dopo che avete fatto la delegazione, cioè dopo che avete così almeno abbiamo notizie più certe, giusto? Avremo delle buone notizie, che sarebbe giusto e opportuno portarle in questa commissione prima ancora, subito dopo la delegazione. D'accordissimo, la ringrazio, vice sindaco.
Ci sono domande da parte dei colleghi? Sì, io vorrei intervenire, se prego. Prego, collega. Intanto buongiorno a tutti i presenti. Buongiorno. Buongiorno. Dottore Giambrone, tempo fa noi in commissione abbiamo ricevuto un colonnello dell'esercito che ci ha esposto la possibilità di una collaborazione tra i pensionati delle forze dell'ordine e dell'esercito che vanno in pensione a 60 anni e rimangono per 5 anni retribuiti dall'ente del quale fanno parte e sono a disposizione della pubblica amministrazione. Io gliene parlai a suo tempo di questa vicenda, noi l'avevamo ascoltati favorevolmente ed erano, diciamo, persone, circa 50 persone, che si erano messe a disposizione della pubblica amministrazione. Ora vi chiedo come mai questo aspetto non è stato mai valutato con concretezza e con possibilità di avere personale a costo zero con certe qualifiche, perché parliamo di ruoli di dirigenziali che erano a disposizione per poter, diciamo, dare una mano concreta a noi in vari settori della pubblica amministrazione. Noi l'abbiamo proposto, poi io ne parlai personalmente con lei, le presentai anche il colonnello Catalano e poi, diciamo, come un po' tutte le cose vanno dimenticate, però è un'opportunità per noi, perché non tenete conto di questi aspetti. Non abbiamo nessun costo, perché vengono retribuiti direttamente dal Ministero della Difesa e sono persone che hanno avuto esperienza di comando nei vari settori dell'arma e anche del Ministero dell'Interno. Ora, in merito a questo, secondo me è un argomento che si può riprendere. In più le dico, se c'è qualche magistrato in pensione, del quale avevo parlato direttamente col sindaco, che voleva prestare gratuitamente la propria collaborazione, anche a livello, diciamo così, di consulenze gratuite in vari settori, per esempio, faccio anche il nome, per esempio il dottore Renato Grillo, magistrato di Cassazione, che si era messo a disposizione per, siccome lui è un... si è occupato sempre di diritto sportivo, di fare delle consulenze gratuite in questa materia, e non è stato ha dato la sua disponibilità per iscritto, così come mi è stato detto, non è stato mai chiamato. Ma noi abbiamo realmente bisogno di collaborazione, oppure, diciamo, è un fatto che diciamo, esprimiamo, ma poi di fatto non raccogliamo le opportunità reali? Io me lo chiedo perché ho due esempi classici che io l'esame sono attivato in passato, poi ho fatto un passo indietro quando ho visto che le mie iniziative venivano in qualche modo non ritenute valide, perché di fatto non è quello che mi si dice, è quello che si fa che io valuto, e siccome non è stato fatto nulla, allora ho fatto un passo indietro. Però dico perché? Punto interrogativo. Posso rispondere? Certo. Ma consigliere, tanto la ringrazio per le sollecitazioni. Ricordo bene questo incontro che abbiamo avuto noi con il rappresentante dell'esercito, credo. Adesso, diciamo, sì, era un colonnello dell'esercito. Un po' lontano. Non ricordo che certamente che abbiamo fatto questo incontro. Adesso, intanto non è mai arrivata una proposta formale da parte dell'associazione o dei singoli, diciamo, che andrebbe verificata in termini di compatibilità dal segretario generale, dalla risorse umane, ma più dal segretario generale, per capire se noi possiamo utilizzare questo personale rispetto all'attività gestionale. Io adesso questo è un dato che sono disponibile a, diciamo, a riprendere e a verificare, ma è necessario un parere formale rispetto alla possibilità e alla percorribilità di questa strada. Non ho nulla in contrario, dobbiamo vederlo dal punto di vista formale. Rispetto al dottore Grillo, a me non è stata manifestata alcuna disponibilità. Vorrei ricordarle che esiste un albo aperto di disponibilità da parte di professionisti presso l'ufficio di gabinetto dal quale attingiamo rispetto alle scelte dell'amministrazione, che sono discrezionali, ma non mi pare di aver letto una disponibilità del dottore Grillo in tal senso
rispetto ad alcuni ambiti e alcune competenze professionali. È quello che fa riferimento. Certamente non possiamo farlo attraverso un incontro. Deve essere tutta questa materia e questa disponibilità, che sarebbe molto auspicabile, tra l'altro in un settore dello sport non avrei alcuna difficoltà a portarla avanti. Non so se il dottor Grillo ha competenze in materia dello sport, lo conosco, però a me non ha mai manifestato questa disponibilità. Deve avvenire attraverso i canali formali, e quindi se lei ha modo di sentirlo, faccia notificare all'amministrazione questa disponibilità. Un avviso che è continuamente aperto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto così proprio appositamente per consentire a chiunque di poter partecipare attivamente e con le proprie competenze alla vita dell'amministrazione comunale. Mi sembra, diciamo, intanto una cosa, credo che attraverso la No, scusami, commissione. Rosario, permettimi, consentimi, perché diciamo ascoltando, prego, prego, però desidererei replicare. Dico, però, attraverso il canale della commissione oggi rendiamo partecipi tutti quelli che poi naturalmente vedranno la commissione, che esiste naturalmente questo strumento che può essere utilizzato da tutte le persone che ne hanno volontà e voglia di partecipare alla vita dell'amministrazione comunale in questi termini. Quindi, di fatto, anche oggi questa la commissione può diventare strumento di informazione per tutti quelli che vorranno farlo attraverso i canali ufficiali e formali che ha detto il vice sindaco. Prego, Claudio. No, detto così, sembrerebbe che diciamo, sia mancato per il dottore Grillo, questo non è così, devo diciamo, dire come realmente sono andate le cose. Il dottore Grillo voleva omaggiare un libro al sindaco scritto da lui stesso e in quell'occasione il sindaco ha detto che lo avrebbe chiamato, richiamato perché si sono sentiti. E avrebbe dato delle indicazioni sulla strada per come collaborare. Non è mai stato richiamato, però dico, non è per polemica, è perché magari le persone non sanno quali sono le vie ufficiali per collaborare. Se poi le vogliamo rendere note, dico, possiamo anche farlo e questo è anche uno strumento. Per quanto riguarda l'ufficialità invece della collaborazione del personale dell'esercito, noi abbiamo fatto una delibera di commissione, li abbiamo ricevuti, abbiamo fatto le cose in via ufficiale. Delibera che è stata trasmessa agli uffici, ma che non ha avuto mai seguito. Comunque, prendiamo atto della volontà della pubblica amministrazione perché c'è sempre tempo per fare le cose. Grazie. Grazie. Perfetto. Qualche altro voleva intervenire? Sì, buongiorno, scusatemi, non riuscivo a riattivare l'audio. Noi volevo semplicemente un brevissimo aggiornamento sulla posizione dei dipendenti Reset che dovrebbero transitare in RAP, se è possibile, insomma, avere qualche delucidazione in merito sul stato dell'arte e sulle forme contrattuali che verranno applicate, insomma, gli aspetti, come dire, tecnici. Io sugli aspetti tecnici, io le posso dire, le posso confermare che si sta andando avanti spediti perché questo è quello che l'amministrazione ha scritto in una direttiva. Ho firmato anche io una direttiva insieme all'assessore Marino la settimana scorsa per definire rapidamente questo passaggio dei lavoratori dalla Reset alla RAP, perché siamo fortemente convinti che la RAP ha necessità assoluta di avere personale nel modo più corretto e nel modo più veloce, a fronte anche di tutta una serie di pareri favorevoli che abbiamo richiesto e che sono ormai agli atti della società RAP. Ho sentito il presidente Norata e il direttore generale, proprio credo, adesso non ricordo il giorno, avevano un consiglio di amministrazione per definire rapidamente la procedura perché questa è l'indicazione dell'amministrazione. È evidente che tutto questo aiuterà Reset ad alleggerirsi rispetto anche a una situazione finanziaria che va tenuta sotto controllo e aiuterà RAP a fornire un servizio sicuramente migliore rispetto all'esigenza di migliorare il servizio e la qualità del servizio in città. Io credo che nei prossimi giorni avremo la concretezza di tutte queste direttive che abbiamo fornito. Sulla parte tecnica, l'assessore Marino sta seguendo, essendo l'assessore delegato
con delega funzionale della Reset, e la sta seguendo direttamente lui in prima persona. Ok, grazie. Grazie a lei. Perfetto. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Io volevo ringraziarvi e volevo chiedervi se possiamo avviare da oggi un'interlocuzione costante con la Commissione anche di scambio di mail, di informazioni quando ce ne sono, proprio su questo argomento, perché essendo la Commissione uno dei punti di riferimento della Commissione è proprio il personale, è chiaro che avremmo necessità di avere un'interlocuzione maggiore da quando iniziamo questo percorso, quindi qualsiasi atto, qualsiasi documentazione propedeutica all'evoluzione di quello che ci siamo raccontati, credo che sia necessariamente, utile alla Commissione per fare ragionamenti e poi naturalmente coinvolgiamo tutti i soggetti che in questa seduta sono presenti. Quindi, Presidente, sì, sì, solo prego. per confermarle, l'ho detto in premessa, disponibilità mia ad essere presente e informare la Commissione su tutto quello che stiamo programmando, non appena avremo le idee più chiare e sostanzialmente anche i numeri alla mano per poter dare diciamo, con certezza e con un livello alto di certezza proprio appunto tutto quello che stiamo facendo e come lo mettiamo dentro la compatibilità. Grazie mille, vi lasciamo al vostro lavoro che è tanto. Una buona giornata. Grazie, buona giornata a Arrivederci. tutti. Buona giornata a Buongiorno. tutti, grazie. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Proseguiamo. Abbiamo un verbale da completare, Giuseppe, vero? Pure firmato ieri. No, lo abbiamo visto ieri. Va bene, perfetto, guarda, non me lo ricordavo. Sono fatto anziano pure io. Va bene, allora proseguiamo col verbale di oggi. Lo leggiamo e poi lo firmiamo. Allora, sì, lo stavo rivedendo un attimo, intanto metto in condivisione, se ci riesco. Allora, questa è la bozza della. Allora, quindi avevo scritto verbale numero 184 del 30 settembre. In alto, ordine del giorno, il protocollo numero 121 del 28 agosto. Nota di variazione, cioè quella relativa all'orario. Nota di variazione, protocollo 130 del 17-9-2020, giusto, Sì, è ragazzi? giusto, Liliana, scusami, l'orario di convocazione è 8-9. Un attimo che ci arriviamo. 8-9. Perfetto, quindi ora inizio seduta, ore 9. Quindi 9-10 entrano il consigliere volante e la consigliera russa. Fino assente, segretario ovviamente, bla bla bla, no? Il segretario cosa del via registrazione, presente con all'UDG, audizione vice sindaco, assessore personale, dottor Fabio Giambrone, della ragione generale, dottor Boguslav Basile, e della dirigente del settore del personale, dottoressa Paola Di Trapani, giusto? Sì. A Su posto. vari ed eventuali, di specie sul personale dell'amministrazione comunale. Presidente del benvenuto e intervenuti, cedo immediatamente la parola all'assessore Giambrone, invitando ad offrire alla Commissione una panoramica sulla situazione personale di questa amministrazione comunale. L'assessore Giambrone evidenzia la necessità avvertita da tutti gli uffici e la concreta possibilità nei prossimi 2 anni di garantire la definizione della procedura di stabilizzazione di ormai una parte residua del personale
dell'avvio di concorsi per l'ulteriore per l'ulteriore dell'avvio di concorsi per l'ulteriore no, dell'avvio di concorsi per ulteriori nuove assunzioni con profili professionali di e di aumento delle ore per quel personale che ancora risulta in atto part-time. Prende dunque la parola il ragioniere Basile per confermare sul piano, per confermare sul piano tecnico la prospettiva testé auspicata e paventata dall'assessore Giambrone, evidenziando che vi sono purtroppo non poche problematiche questo non mi piace. Non poche problematiche per la riscossione delle entrate che dunque recuperare le risorse per procedere alle nuove assunzioni nella pubblica amministrazione comunale. Come posso scrivere? Evidenziando che vi sono purtroppo non poche problematiche da affrontare così, per recuperare le risorse per procedere alle nuove assunzioni, le suddette nuove assunzioni. Recuperare le risorse per procedere alle suddette nuove assunzioni. Evidenziando, diciamo, purtroppo, non poche problematiche da affrontare per recuperare le risorse per le tutte nuove assunzioni. Ma che comunque. Riferimento a due vie che si stanno percorrendo, però io non l'ho segnato. Qualcuno l'ha segnato? Non so. Riguardanti, parlava del 17 marzo 2020 che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato sta direttiva per proseguire, diciamo. È una direttiva, diciamo, che non presenta un impegno di spesa, non c'è un tetto di spesa. E quindi cioè, vi ricordate la Ha dato solo questa data, 17 marzo 2020, che il Consiglio dei Ministri ha approvato per il 2021. Sì, ha detto una direttiva del 17 marzo, ma non c'è né un numero, solo No, no, non ha questo, detto questo, come non l'ha tanto. detto. Quindi mi metto anche alla luce della direttiva. Sì, approvata dal Consiglio dei Ministri il Approvata 17 dal marzo. Consiglio dei Ministri del 17 marzo. E poi Liliana, scusami, la consigliera Russa alle 9:39 ha abbandonato i lavori. Alla luce della direttiva approvata dal Consiglio dei Ministri nel 17 marzo. 17 marzo ultimo scorso. Giusto? Purtroppo non puoi proprio affrontare recuperare risorse per procedere sulle tutte nuove assunzioni, ma che comunque sta procedendo in tal senso anche alla luce, virgola, anche alla luce della direttiva approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo ultimo scorso. Vabbè.
Presidente, chiede poi con riferimento anche in particolare al COIM. Personale del COIM. Assessore, a tal riguardo chiede al Presidente di concordare l'audizione. Assessore, a tal riguardo chiede al Presidente di concordare un'audizione con il dottore Teriaca relativamente al predetto argomento e ciò, virgola, anche e soprattutto al fine di fornire, al fine di conoscere gli ultimi dati aggiornati sul predetto personale, sul predetto personale. Sul predetto personale. Presidente, cede dunque la parola ai suoi consiglieri per i loro interventi. Chiede di prendere la parola il consigliere Volante per sollecitare all'assessore Giambrone il tema che afferisce il personale in atto alle dipendenze del Ministero della Difesa, ma in pensione, ho capito bene? In realtà loro vanno in prepensionamento a 60 anni, 59 anni, e poi rimangono 5 anni a disposizione della pubblica amministrazione per svolgere attività, diciamo, di ausilio. Ok, allora mette in prepensionamento. Prepensionamento. Sono obbligati ad andare, non possono svolgere più servizio dopo 59 anni. Ma in prepensionamento che si era messo a disposizione per collaborare con l'amministrazione a titolo gratuito, Perfettamente. nonché di magistrato in pensione, Grillo è pensionato. Sì, è andato in pensione quest'anno. Di magistrato in pensione che in maggior misura aveva manifestato, quindi immagino avevano manifestato. Disponibilità a formulare consulenze gratuite. Avevo manifestato la medesima volontà in tal senso. Come hai detto, scusa? Prestare consulenze gratuitamente in materia sportiva. In tal senso, in dettaglio, poi sarei consulenze gratuite. Non so se è gratuito. Il sindaco se n'è fregata alla grande, se vuole può scrivere, non è. Interviene anche la consigliera per chiedere in dettaglio sulla posizione personale resa e di mobilità verso la società RAP. L'assessore Giammone assicura la commissione che si sta procedendo attivamente anche in tale direzione. Presidente, ringrazio gli intervenuti e li congeda anche in considerazione dei loro concomitanti numerosi impegni. Per conto integrale, allora questo volevo mettere quello che scrivo normalmente, è un po' più completo. Intanto abbiamo detto che la consigliera Russa abbandona 9,39. 9,39.
Scusate, se io stacco ci sono problemi o attendo? Quanti siamo in... Abbiamo partito in due, quindi non... Se la collega Figuccia può rimanere, non ci sono problemi. Tanto Tanto così, tanto 5 minuti, 3 minuti non è molto. così. Ah, va bene, allora attendo, dai, 3 minuti non ci sono Allora problemi. metto 9,50, va bene? 5 minuti, va bene? Sì. Quindi va bene il verbale? Sì, va bene, Anche per gli altri consiglieri. Dicevo anche per gli altri consiglieri, va bene il verbale così. sì, per me sì. Scusate, qualcuno sa se oggi c'è consiglio? Alle 11. Sì, alle 11 c'è consiglio. Il tema è sempre la Tari. Diciamo che sono gli altri dispositivi legati alla Tari e quelli che sono arrivati a noi da qualche giorno. Quelli che sono arrivati tutti in commissione, quei quattro che sono arrivati tutti in commissione, che di fatto sono solamente dei recepimenti tecnici. La commissione non ha espresso parere, però di fatto oggi il Consiglio Comunale può votarlo perché sono passati 5 giorni. Della segreteria posso sollecitare anche la consigliera Figuccia perché non vorrei che fosse caduta lì. Sì, Quindi... sono qua, sono qua. Ah, Vi seguo. Silenziosamente vi seguo. ok, dico va bene il verbale, siccome l'abbiamo fatto. Sì, Ah, ok, assolutamente. Quindi domani alle 9:30 la seduta, Presidente. Sì. Poi naturalmente 9:30 o 9:30, 10:30. 8:30, 9:30, però stabiliamo un criterio. Io volevo fare eventualmente una modifica in questi giorni parlandone con voi. Dico Rosario, se per te va bene, magari subito dopo la chiusura della seduta ci tratteniamo qualche minuto, così Ma non siamo tutti, il problema è che non lo siamo. so, io con Giussi ho parlato Se già, quindi lo non... scrivete, allora fate una cosa, scrivetelo nella sessione, noi ci adeguiamo. Io dico a Liliana qui stesso che può fare le modifiche del caso. Quindi noi facciamo i giorni in cui non c'è commissione, li facciamo più tardi, dove non c'è consiglio, li facciamo più tardi, i giorni in cui c'è consiglio, quindi orientativamente, perché non sappiamo mai di solito, no? Orientativamente il lunedì e il venerdì facciamo un orario, il martedì, mercoledì facciamo un altro. Va bene, ora casomai scrivo sul gruppo le cose di cui avevo parlato anche con Giussi. Perfetto. Così in caso facciamo le comunicazioni successive. Però domani intanto è convocata alle 8:30. Prima convocazione. Hai firmato, Rosario? Momento. Sta firmando Liliana e poi firmo io. Claudio, però se vuoi puoi andare, credo sta per rimanere. Va bene, allora vi ringrazio. Sì, Buon io non ho lavoro. problemi. A più tardi, grazie, arrivederci.
Giuseppe domani non c'è, vero? Prende un giorno di congedo. Sì. No, poi te lo dico, ancora devo fare un escursus, quindi poi Va ti comunico bene, via chat. va bene. Invece un'altra cosa volevo chiedere. Domani abbiamo audizioni. No, nessuno. Ah, ok. E poi un'altra cosa. Va bene, no, perché dobbiamo vedere un attimino, perché domani per la verbalizzazione avrei pure qualche problema. Quindi volevo sapere appunto se Giuseppe c'era, perché sennò è una seccatura anche per Giuliano doversi spostare. Io fra un poco ve lo comunico via chat. Va bene. Aspettiamo un attimo. Io ho firmato. No, aspettiamo, aspettiamo. Ok, provo a scaricarlo. Speriamo che c'è qualche concorso, veramente. Allora, però qui non. Allora, lo vedete, vero? Ok, è firmato, grazie. Perfetto, allora ci vediamo domani. Arrivederci. Allora, ok, a dopo.